Tegla è la protagonista del film La bambina che non voleva cantare, in onda dal 10 marzo su Rai 1. Volevo chiederti intanto quale Nada racconti? Ok, la rappresentazione di un personaggio tratto dall'autobiografia di Nada Malanima, appunto, scritta da lei. Non sarà un personaggio imitazione, cioè non sarà una caricatura del personaggio reale di Nada, nel senso io nella voce non imito lei, non ho dei trucchi particolari, delle plastiche in faccia che mi riconducano ai suoi tratti e alla sua persona. Racconterò una Nada studiata molto, anche grazie all'aiuto e all'intervento di Costanza Quatriglio, che è la regista del film, con la quale ho avuto la possibilità di fare vari incontri e di discutere sulle emozioni e sulle sensazioni del personaggio. Prima in conferenza stampa hai dichiarato che salirai sul palco di Sanremo per presentare il biopic su Nada. Entrambe avete calcato quel palco alla stessa età. Questo è uno dei tanti punti in comune. Ne hai trovati altri? Beh, sì, sicuramente percorsi di vita, epoche diverse, però le sensazioni, le situazioni che lei ha vissuto probabilmente sono state simili alle mie, sia dal punto di vista di vita personale che professionale, come appunto dicevi tu, anche il fatto di essere arrivate da due paesini, entrambi in provincia di Livorno, al palco dell'Ariston di Sanremo a 15 anni, cioè, sono cose che no, stento a credere che siano casuali. Poi, vabbè, naturalmente il mondo ci sorprende ogni giorno con cose e coincidenze nuove, però oltre a questo, dal punto di vista caratteriale, questo modo introverso, anche se diverso, lei più che introverso sicuramente aveva una visione del mondo più infantile, e non è una critica, anzi non è infantile, più leggera sicuramente, nonostante tutte le cose che ha vissuto, che sono stati eventi pesanti, Ma soprattutto per tu una di bambina. Nada avevi già ascoltato qualcosa? Già la Certo, conoscevi? Eri fan? la conosceva dal punto di vista professionale, le sue canzoni più famose. Invece, ti sei mai chiesta cosa potrebbero pensare i tuoi fan, ma anche quelli di Nada, vedendoti in questa nuova veste, almeno per i tuoi fan? Perché un conto sono le fiction, un conto è interpretare un personaggio esistente. Ho molta paura che il film, il personaggio come rappresentazione non venga capito. Ho paura di ricevere le critiche tipo: ah, ma non assomiglia a Nada, non ha la voce di Nada, no? E ho sicuramente paura di questo, perché col cuore in pace so che succederà, ma io so che è stata una scelta voluta non da me, ma dalla produzione, dalla regista stessa, da Nada stessa probabilmente, a parte che una voce inimitabile. Poi il mio ruolo è quello di attrice, di interprete, non quello di imitatrice. Quindi questo. Spero di essere accolta in modo senza alcun tipo di giudizio. So che è impossibile, però si vedrà. Sai, fan, però leggendo nelle tue fanpage o in quelle di Nada erano tutti entusiasti dell'arrivo del nuovo biopic appunto su Nada. Poi i tuoi fan ti fanno sempre complimenti, quindi penso che critiche da parte loro non ne potrai ricevere. Oddio, poi non so. Chissà, chissà. Senti, invece l'ultima domanda, in cantiere hai pronto un album o hai idea di fare un album? Mi piacerebbe iniziare a scrivere canzoni mie.
Questo sicuramente. Questo, in cantiere io ho questa idea qui e vorrei lavorare su questo. Vediamo un po' cosa succede. Chissà, la vita cosa riserva per me. Perché comunque vorrei continuare a dividerti tra cinema, quindi tra attrice, musica e cantante. Magari, magari.